tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi armatevi di popcorn e Coca-Cola perché sarà un video lungo. Ho infatti da mostrarvi tantissimi prodotti che ho ricevuto dall'azienda milanese Euracom, che distribuisce in esclusiva per l'Italia brand prestigiosi del calibro di Australian Gold, Repechage, London Town, Baijiu, Paris. E vi anticipo anche che mi hanno assegnato un codice sconto che vi dà la possibilità di ricevere splendidi omaggi. Devo cercare di non entrare troppo nel dettaglio di ogni singolo prodotto, anche perché potete trovare sui vari siti tutte le informazioni utili. Direi di cominciare subito e voglio cominciare proprio con Australian Gold, in particolare con la linea Makeup Resistant di Australian Gold, che è una linea particolarmente indicata in caso di sole e spiaggia grazie a formulazioni waterproof, water resistant e arricchite con SPF. È una linea sicuramente ideale per l'estate, ma in realtà perfetta sempre, 12 mesi l'anno, per chi desidera un makeup super resistente che non ha bisogno di ritocchi per tutto il giorno. Quest'anno la linea si è arricchita con due blush in crema, che sono quelli più di tendenza al momento. Io ho ricevuto entrambe le tonalità, quindi in gamma. Hanno una scatola esterna bianca, tanto è inutile che l'avvicino perché si vede poco, bianca con dettagli argento, scatola che caratterizza, quindi la scatola bianca e argento, i prodotti in generale proprio della gamma Resistant. E poi il blush invece è fatto in questo modo, quindi packaging quadrato con angoli smussati in plastica, con top praticamente con apertura a scatto, e la cialda all'interno contiene 4,5 ml di prodotto. La texture di questi blush è morbida, setosa, cremosa, sembra quasi un balsamo, sono altamente pigmentati ma facilmente modulabili e si sfumano praticamente da soli, quindi hanno una consistenza fantastica e un finish semi matte, perché resta comunque un velo di luce che dona alla pelle un aspetto sano e naturale. Si possono applicare sia con le dita che con i pennelli, io preferisco il metodo misto, se esiste, se, insomma, se così si può dire, perché preferisco andare a prelevare il prodotto con le dita, perché col calore dei polpastrelli la texture si lavora meglio. Vado a tamponare il prodotto quindi sulle guance e poi completo l'operazione con un pennello, quindi sfumando con movimenti circolari per ottenere un colore appunto omogeneo e diffuso. Si possono utilizzare sia sugli occhi come rossetti che sulle labbra come rossetti, quindi si tratta di un prodotto multitasking, multifunzione, ideale anche per andare a creare dei sofisticati look monocromatici. Io per esempio oggi il blush che sto per mostrarvi, insomma, l'ho utilizzato sia sugli occhi quindi che sulle labbra appunto come rossetto, oltre che sulle guance come blush. Ora, i due colori disponibili, visti così nella cialda, sembrano abbastanza simili, in realtà poi applicati e anche sbocciati sono assolutamente diversi, quindi direi che è il caso di vederli nel dettaglio. Allora, in prima posizione vedete il Peach Creamy Blush, che è un corallo aranciato, ideale per pelli dal sottotono caldo e per pelli abbronzate, un colore che ravviva l'incarnato ed esalta la pelle ambrata, ed è quello che ho utilizzato quindi oggi, non, come ho detto prima, sugli occhi come rossetto, ma sugli occhi come ombretto, sulle guance quindi come blush e sulle labbra come rossetto, e il risultato mi piace tantissimo. Io amo i look monocromatici, sono li trovo insomma molto eleganti e raffinati. In seconda posizione invece chiaramente vedete l'altro, che è il Rose Creamy Blush, un bellissimo rosa freddo con un tocco di fucsia, non troppo acceso e neanche smorto, quindi veramente una splendida tonalità rosata. Come vedete non è neanche troppo fredda, quindi è ideale per carnagioni fredde, ma portabile anche per chi ha un sottotono caldo come il mio. È un colore brillante e di tendenza è iper femminile. Comunque le tonalità sono splendide, estremamente versatili, classiche, femminili, insomma veramente molto trasversali, quindi due colorazioni veramente intelligenti, direi, due passepartout. La formula è veramente a lunghissima tenuta, la texture è leggera sulla pelle, se fissati con un velo di cipria trasparente, io lo faccio perché comunque ho una pelle mista, quindi devo assolutamente cercare di prolungare la tenuta dei prodotti in crema, e devo dire che facendo in questo modo restano inalterati, quindi al loro posto, per tutto il giorno. Sono dei blush che donano alla pelle colore, freschezza e anche definizione, quindi all'incarnato, quindi un aspetto scolpito, quindi assolutamente una splendida formulazione e un'ottima aggiunta in gamma. Con l'occasione
promozione, ho ricevuto anche due prodotti della linea Resistant, quindi della linea makeup già in gamma. Innanzitutto la Guilty Eye Pencil Waterproof Brown, che è praticamente la versione marrone della mia amatissima matita nera Australian Gold. Vi ho fatto due bols così con quella matita, ma è realmente una delle matite nere più performanti mai provate nella mia vita, e quindi questa è la marrone. Quindi si tratta di una matita retraibile, waterproof, dal tratto morbido e preciso. Ha il corpo del colore della mina e sul fondo un pratico sfumino e anche temperino, quindi insomma tutti gli accessori possibili e immaginabili. Questa matita, vi mostro subito il colore, è quella che chiaramente ho utilizzato per il look di oggi, sia nella rima interna che come eyeliner. Devo fare piano perché assolutamente non voglio spezzare la mina, come faccio sempre in tutti i miei video. Ecco qua, oggi ho fatto una cosa diversa. Il colore è un marrone medio scuro e caldo, un'ottima alternativa al finish opaco, un'ottima alternativa al classico nero. Io soprattutto di giorno amo utilizzare le matite marroni, spesso al posto del nero, perché comunque si ottiene un risultato più discreto e naturale. La formula di questa matita è fantastica perché ha una texture morbida, cremosa, super scorrevole, una scrivenza assoluta, quindi il colore pieno dalla prima passata anche nella rima interna dell'occhio, non sbava, non cola, è waterproof, quindi appunto resta inalterata per tutto il giorno, ed è anche adatta agli occhi sensibili, quindi direi che non si può assolutamente chiedere di più da una matita occhi. Poi ho ricevuto questo che si chiama Sculpting Foundation Brush, ed è un pennello vegano studiato per l'applicazione di fondotinta liquidi e cremosi, garantendo una alta coprenza. È un pennello che è dotato sempre della sua scatola esterna, quindi un cartoncino. Il pennello è molto elegante, ha questo manico bianco logato, ghiera in metallo argento e setole vegane, è super morbide e anche super sporche, come potete vedere, perché l'ho appena utilizzato. Si tratta di un pennello quindi kabuki flat, come vedete, un pennello quindi piatto, che veramente consente una stesura facile e veloce del fondotinta, ma anche assolutamente omogenea, quindi senza striature, e veramente consente di creare una base impeccabile. Le setole sono, come vi dicevo, morbidissime, un pennello bello denso e fitto come piace a me, quindi veramente un ottimo pennello per la stesura del fondotinta. Assolutamente consigliatissima la linea makeup Australian Gold. In particolare in questo periodo mi sento di consigliarvi la terra, quindi il bronzer, ve ne ho parlato già in tantissime occasioni. È un bronzer che anche è dotato, quindi arricchito con un SPF 50, quindi è ideale anche in caso di esposizione al sole, perché ovviamente protegge la nostra pelle. Ma parlando di Australian Gold, ovviamente non si può non parlare anche di solari. Per Australian Gold ne ho ricevuti 4, che ovviamente verranno con me in vacanza. Per Australian Gold è fondamentale innanzitutto applicare sulla pelle un intensificatore per apportare elementi attivi idratanti anti-age e stimolare la bronzatura, e poi si può applicare un SPF, quindi una protezione solare in base al proprio fototipo. Quindi è molto importante ricordare sempre che l'intensificatore non sostituisce la protezione solare, quindi prima intensificatore e poi SPF. Io ho ricevuto, per quanto riguarda il discorso quindi per preparare quindi la pelle al sole, un cosmetico solare che fa parte della linea Hot, che è la linea best seller del brand, e questo si chiama Hot Bronze in flacone, quindi in tubo da 250 ml, che è praticamente l'ultimo arrivato in famiglia. Si tratta quindi di un cosmetico solare per viso e corpo, ad azione quindi abbronzante, altamente con una formula altamente nutriente per donare quindi una bronzatura intensa, duratura e omogenea. Contiene un'alta concentrazione di aloe vera, vitamina B5, amminoacidi, minerali, antiossidanti, quindi per un'intensa azione anti-age. Utilizza la Dermadark Bronzer Technology, che è una tecnologia con abbronzanti naturali che consente di intensificare gradualmente quindi il colorito anche in assenza di esposizione ai raggi ultravioletti. Quindi qui parliamo veramente del top per quanto riguarda le tecnologie abbronzanti.
In più contiene un mix di attivi vegetali come fagiolo rosso, rucola, squalene, che vanno a stimolare la produzione di melanina, quindi per potenziare il suo potere abbronzante. Abbiamo poi attivi idratanti, lenitivi come il tea tree oil, che aiuta anche a contrastare l'insorgere di cattivi odori causati dalla sudorazione. Quindi veramente nulla è lasciato al caso, e completa il tutto l'iconica fragranza Coco Dreams a base di cocco, ovviamente, agrumi, banana, vaniglia, quindi una fragranza tropicale che dona subito alla pelle un'allure estiva. E poi abbiamo, sempre per preparare la pelle al sole, l'altra super novità del 2023, che si chiama Sol Energy, in questo maxi, quindi tubo da 300 ml, se non erro, no, 300 ml, quindi questo tubetto, come vedete, assolutamente super estivo, dai colori quindi caldi e solari. Ma soprattutto quello che colpisce di questa confezione è il tappo, perché come vedete è veramente come si dice quando il tappo è rivestito di scintillanti cristalli multisfaccettati che emanano una luce pazzesca, una luce multicolore che cattura lo sguardo. Io non avevo mai visto, devo dire, nulla di simile, e questi cristalli trasformano il solare in un vero e proprio accessorio. Io infatti sono sicura che mi guarderanno tutti quest'estate sulla spiaggia quando lo tirerò fuori dalla borsa. E comunque si tratta di un cosmetico solare sempre dall'elevato potere abbronzante, che è formulato con una serie di ingredienti preziosi come estratto di quarzo citrino, ambra, qui poi abbiamo anche estratto di curcuma, arancia, quindi attivi dall'elevato potere antiossidante, ma che hanno anche la capacità di illuminare l'incarnato. Anche qui abbiamo la Dermadark Technology, quindi va a intensificare questo cosmetico solare il colorito anche in assenza di esposizione al sole. E poi praticamente sul sito potete trovare una lunga lista di attivi, e combina una serie di tecnologie per andare a stimolare quindi la produzione di melanina, per idratare, tonificare, per rinforzare la barriera cutanea, anche per contrastare l'insorgere di irritazioni e anche di cattivi odori, e infine, non meno importante, per andare a ridurre anche l'aspetto dei pori dilatati e donare alla pelle un effetto seta, quindi un aspetto levigato. In questo caso abbiamo come fragranza Juicy Papaya, quindi a base di papaya, guava, arancia, muschio, gelsomino, lampone e anche zucchero filato, quindi una fragranza che si preannuncia davvero molto interessante e inebriante. Ma del resto le fragranze Australian Gold sono incredibili, una più buona dell'altra. Continuiamo, perché siamo arrivati al capitolo SPF, e in questo caso ho ricevuto, su mia indicazione, perché questo è il mio prodotto preferito in assoluto di Australian Gold, si chiama Spray Gel con SPF 30 in confezione da 237 ml di prodotto, quindi con SPF 30, come vedete trovate diversi fattori quindi di protezione solare sul sito di questo prodotto, ed è quindi uno spray gel con bronzer. È un prodotto che io amo proprio perché abbina abbronzatura e protezione. La formula è in gel, la texture, quindi a rapido assorbimento, il profumo è paradisiaco, la formula è very water resistant. La particolarità di questi spray gel con bronzer, che vi straconsiglio, è che praticamente che contengono una piccola quantità di natural bronzer di origine vegetale, che ci consente di ottenere subito proprio un colorito quindi immediato, e quindi sono perfetti per le prime esposizioni, perché ci danno subito un colorito abbronzato che ci fa sentire subito a nostro agio, quindi sicuramente ci danno quel tocco di colore che ci fa scoprire con maggiore quindi sicurezza. È un prodotto veramente Australian Gold che, da quando io ho provato, sono passati ormai diversi anni, non ho mai mollato, quindi spray gel con bronzer assolutamente straconsigliato. Invece, come ultimo step, abbiamo come idratante dopo sole, ho ricevuto Coco Dreams in questo maxi flacone da 535 ml con pratico dispenser che dura tutta l'estate, e qui abbiamo quindi un dopo sole dall'elevato potere anti-age in grado di sublimare e prolungare l'abbronzatura, ovviamente con la fragranza omonima Coco Dreams, quindi, che abbiamo già trovato nell'altro
cosmetico solare. Qui abbiamo innanzitutto nella formulazione, è a base di un fruit blend con cocco e arancia, quindi idratante e antiossidante. Abbiamo un complesso a base di attivi anti-age, abbiamo microsfere ad effetto soft focus che vanno a ridurre l'aspetto di rughe e linee sottili, quindi per una pelle dall'aspetto levigato, e in più abbiamo qui anche un complesso idratante nutriente a base di olio di semi di canapa, olio di jojoba, aloe vera, di cocco, olio di cocco, insomma appunto questo complesso che va a rendere la nostra pelle super morbida e idratata per quindi prolungare la nostra abbronzatura. E anche qui abbiamo la tecnologia Dermadark, quindi la nostra abbronzatura che si intensifica giorno dopo giorno. I solari Australian Gold veramente utilizzano le più innovative tecnologie cosmetiche, sono ricchi di attivi preziosi, regalano un'abbronzatura impeccabile ma anche una pelle proprio meravigliosa, quindi morbida, liscia, levigata, luminosa, quindi danno un aspetto più sano e giovane. Io vi dico solo provare per credere, credetemi, fanno veramente la differenza i solari Australian Gold. Hanno poi dei packaging accattivanti, super curati, e queste profumazioni veramente inebrianti e inconfondibili. Quest'anno motivo in più per acquistare solari Australian Gold è che sul sito, quindi australiangold.it, utilizzando il codice Lady Glow, con per una spesa di importo superiore a 45 euro, riceverete in omaggio questa fantastica borsa mare. Spero di riuscire a mostrarvela per bene. È praticamente una borsa in tela naturale, logata ovviamente, a righe verticali arancio e beige, molto capiente, quindi molto grande come borsa, come potete vedere. Si chiude con zip, all'interno ha anche una tasca, quindi con cerniera, e poi invece ha lateralmente due tasche con il logo Australian Gold, quindi due tasche invece aperte in questo caso, quindi davvero una bellissima borsa mare che io vi consiglio di non perdere. Parliamo adesso di Repêchage, prometto che sarò più veloce. Repêchage, brand americano, leader nella creazione e messa a punto di cosmetici e trattamenti per viso e corpo a base di alghe marine. Io nel tempo ho provato ormai tantissimi prodotti Repêchage, tutti di alto livello. Vi dico solo che chi prova i prodotti Repêchage se ne innamora e li ricompra. In questa occasione ho ricevuto due prodotti. Questo si chiama Algo Mist Hydrating Seaweed Facial Spray, quindi spray in flacone da 180 ml, prodotto a base di alghe, quindi ricche di minerali, amminoacidi, vitamine, antiossidanti, e contiene poi estratto di ginkgo biloba e vitamina C, ed è uno spray quindi che idrata e rinfresca all'istante. Non è una semplice acqua rinfrescante, quindi, perché è antiossidante, leviga, rimpolpa, distende, rigenera, dona luminosità all'incarnato, ed è praticamente un prodotto quindi da usare al bisogno per un'idratazione immediata. È un perfetto compagno di viaggio, dona proprio sollievo alla nostra pelle in tutte le condizioni di stress. In più fissa il makeup e reidrata il cosmetico già applicato sul viso. Io l'ho già utilizzato in passato e posso dirvi che se lo utilizzate, se lo tenete in frigorifero e lo utilizzate in estate dopo l'esposizione al sole, è veramente un toccasana. E poi ho ricevuto quest'altro prodotto in questa elegantissima confezione argento e blu. Si chiama Sea Serum Seaweed Filtrate in confezione da 50 ml. In questo caso siamo in presenza di un best seller del brand. È una crema super idratante che contiene un concentrato di estratti di alghe, ha una texture super setosa, idrata intensamente, migliora l'aspetto di rughe e linee di espressione, rende la pelle distesa, elastica, morbida e luminosa, ed è ideale per pelli mature e stressate. Per da provare assolutamente questa crema Repêchage. E poi sono contenta di dirvi che sul sito repêchage.it, sempre con il codice Lady Glow e un acquisto superiore, quindi un ordine di importo superiore a 45 euro, riceverete in omaggio lei, che si chiama Lamina Lift Hydrating Seaweed Mask, quindi maschera idratante, è formulata con estratto di alga laminaria digitata, ma anche con un mix
mix di attivi vegetali come aloe vera, tiroibos, liquirizia, ippocastano, per donare quindi idratazione ma anche luminosità immediata all'incarnato. È una maschera quindi ideale da utilizzare prima di un'occasione di un evento speciale, quindi per apparire al meglio. Passiamo adesso a London Town, un altro brand americano che propone invece trattamenti unghie e smalti a base di infusi botanici, vegani, cruelty free, e che utilizzano l'esclusivo Florium Complex, quindi un complesso botanico che idrata, rinforza, ripara le unghie applicazione dopo applicazione. Ho scelto tre smalti che fanno parte della linea gel semipermanente, frutto di 2 anni di ricerche, che offre ben 45 colorazioni. Il packaging è delizioso, contengono 12 ml di prodotto e come vedete il packaging è di base bianco con questi fiori che richiamano la tonalità contenuta. Vi mostro i tre colori che ho scelto, che ho anche swatchato su Tip con l'aiuto della ragazza che viene a farmi le unghie a casa. Se mi stai guardando, ciao Alessia, perché ovviamente io non ho il fornetto, quindi non potevo altrimenti fare questi swatch, e quindi vi mostro i colori. Il primo è lui, si chiama in questa posizione, si chiama Weekend Cheers ed è un corallo rosato super acceso, come vedete più sul rosa insomma che sul corallo come colorazione, ed è una tonalità quasi neon che è perfetta per una manicure super estiva. E poi ho scelto questo colore che si chiama Portobello Plum, che è questo viola intenso, un colore che io adoro in estate, in particolare sulle dita dei piedi. E qui invece vedete Trolley Away, che è un lilla cremoso freddo splendido e super modaiolo colore primaverile. E questo, come avrete intuito, è la meraviglia che indosso oggi, quindi sulle mie unghie, smalto quindi appena applicato ieri sera, ovviamente non da me perché questa precisione neanche insomma non ci riuscirei mai ad applicarlo in questo modo. E vi dicevo, volevo dirvi che la ragazza che viene a casa appunto a farmi le unghie, che utilizza normalmente Passione Unghie come brand, quindi insomma è abituata ai prodotti di qualità, è rimasta veramente molto molto colpita da questa formulazione, perché questo smalto ha una consistenza veramente ideale e una coprenza totale già con la prima passata, quindi veramente bastava una singola passata per farvi capire insomma, quindi veramente smalti eccezionali, quindi questi della linea gel semipermanente London Town. Però ho ricevuto anche tre smalti che invece fanno parte della linea classica, quindi la linea La Cure, perché c'è la linea Cure che è la linea dei curativi, Cure e La Cure, quindi che sono gli smalti quindi classici, e che contengono, sì, che fa parte. Perché sto dicendo, un attimino, mi devo calmare, linea di smalti classici che comprende 60 colorazioni che vanno da classici nude a colori insoliti dal finish scintillante, quindi questo è il formato e il packaging degli smalti della linea classica. E quindi ho ricevuto due smalti che praticamente sono la versione smalto classico dei gel color che ho ricevuto, e uno invece è diverso. Qui i colori sono più facili da vedere dalla boccetta, perché appunto la boccetta è trasparente, anche in questo caso contengono 12 ml di prodotto, e due di questi smalti portano, infatti siccome sono proprio le stesse colorazioni, portano anche ovviamente lo stesso nome. Anche in questo caso ho fatto gli swatch su Tip, che vado subito a mostrarvi se riesco a trovarli. No, siamo in questa posizione, quindi qui abbiamo nuovamente Weekend Cheers però in versione smalto classico, Portobello Plum, quindi il prugna violaceo intenso. In questo caso ho ricevuto questo colore che si chiama invece Dolly Mix, che come vedete rispetto a quello che è sempre un lilla, ma è diverso da quello che ho io sulle unghie, perché è più chiaro, molto più chiaro, più rosato e delicato come tonalità. E la bella notizia è che c'è anche una promozione sul sito londontownitalia.it, se non erro, in questo caso il sito londontownitalia.it, sì, con un acquisto superiore a 45 euro e il codice Lady Glow riceverete in omaggio questa piccola meraviglia, che è lo smalto sempre classico, quindi della linea classica nail polish, lo smalto che si chiama Summer Fling in confezione da 7 ml. Il colore è questo ed è bellissimo, guardate qua che fucsia stratosferico, eccolo qui, è lui. Io devo assicurarmi perché non ci vedo una mazza, eccolo qua, lo smalto è questo, come vedete un fucsia veramente stupendo, audace insomma, vibrante, un colore
colore super femminile, ma anche sicuramente il colore dell'anno. Passiamo adesso a Baijia Paris. Io amo Baijia, è un brand che propone prodotti per la cura di viso e corpo formulati con almeno il 96% di ingredienti di origine naturale. È un brand che si distingue per l'attenzione alle materie prime, per i packaging colorati e accattivanti, ma soprattutto per le texture super sensoriali e le profumazioni piacevoli e ricercate, create in esclusiva per Baijia da maestri profumieri di Grasse, che è la patria del profumo. Sul sito baijia.it trovate diverse linee di profumazione che offrono prodotti simili, quindi abbiamo olio corpo, gel doccia, saponi, esfolianti, profumi, candele, profumi per ambienti, eccetera eccetera, cofanetti regalo, eccetera eccetera. Io nel tempo anche di questo brand ho provato tanti prodotti che ho assolutamente adorato. Vi mostro subito che cosa ho scelto. Innanzitutto il Moana Body Oil in confezione da 50 ml. Guardate che meraviglia le confezioni, come vi anticipavo sono super colorate e hanno queste fantasie diverse a seconda della profumazione, con dettagli ad effetto lucido. In questo caso abbiamo un olio corpo e capelli formulato con il 100% di ingredienti di origine naturale nella profumazione Moana, che è incentrata sul fiore di Tiare, quindi una fragranza esotica. È ricco di oli di girasole, di cocco, di jojoba, dall'azione dall'azione idratante, lenitiva, antiossidante, ed è particolarmente indicato per pelle e capelli secchi, quindi è stressati. Ha una texture che non unge, è a rapido assorbimento e regala a pelle e capelli un delicato profumo ai fiori di Tiare. Ho letto che si può anche utilizzare nella vasca da bagno perché profuma e leviga. Io già lo adoro perché ha l'odore dell'estate, proprio solare e super sensuale. Poi ho scelto invece con la profumazione Sieste Tropical questo prodotto, che invece si chiama quindi Body Mist, in confezione da 100 ml, quindi più grande, ed è praticamente un'acqua idratante profumata per corpo e capelli nella profumazione Sieste Tropical, fresca e frizzante, incentrata su note di cedro e petit grain. Non è fotosensibilizzante, quindi si può utilizzare anche in caso di esposizione al sole, ed è quindi un prodotto che idrata e rinfresca quindi all'istante, con una profumazione energizzante ma anche rasserenante al tempo stesso. E poi ho scelto due profumi. Ultimamente, insomma, il mio cuore è tutto per i profumi, come potete vedere dalla mensola alle mie spalle. Due profumi che sono disponibili nel formato 15 ml, quindi si tratta di fragranze pregiate racchiuse in un formato pratico, compatto, ideale da portare sempre con sé. E considerate comunque che ne basta veramente poco. Questi sono profumi molto intensi e persistenti, insomma non si tratta di acque profumate in questo caso, sono veramente dei profumi molto intensi, e uno spruzzo vi accompagna per tutto il giorno, quindi per tante tante ore. Io l'anno scorso ho utilizzato e amato Vertige Solaire con note di tuberosa e bergamotto. Adesso ho scelto Moana, che è questo quindi che vedete, e si tratta proprio del profumo best seller del brand, che ha una piramide olfattiva iper semplice, note di cocco, note di cuore e tuberosa, note di fondo, note floreali, quindi abbiamo un mix di fiori bianchi, di cocco e fiori bianchi, che per me è assolutamente il paradiso. È un profumo dolce, esotico, femminile, un bouquet classico con note atemporali. E ne ho scelto però un altro, questo si chiama Étoile de Sumba. Il packaging è uno spettacolo, ecco qua, ve lo devo mostrare per bene, e qui abbiamo una fragranza decisamente più originale. Vi devo leggere le note olfattive perché non ricordo la piramide a memoria. Qui abbiamo come note di testa gelsomino e fava tonka, note di cuore anice stellato e noce di cocco, note di fondo vaniglia e sandalo. È meraviglioso questo profumo, e praticamente abbiamo quindi anice, cocco e gelsomino su una base dolce, calda, avvolgente. La nota della fava tonka regala una sfaccettatura cipriata, ma devo dire
una sniffatina ci vuole, che io in particolare amo la nota dell'anice, che mi ricorda tanto il profumo della liquirizia, quindi un profumo dolce, sì, anche dolce, un profumo proprio intenso, e la particolarità che è proprio ricco di sfaccettature, quindi che vanno dal dolce al pungente, fresco, aromatico. Insomma, questo profumo è veramente strepitoso, è un estivo decisamente originale. E poi ho ricevuto il lip balm coco contenuto in tubetto da 15 ml. Qui abbiamo un lip balm dalla texture quindi densa e cremosa e corposa, dedicato quindi a chi ama il cocco. È un balsamo labbra questo, formulato con il 100% di ingredienti sempre di origine naturale. Io l'ho provato e vi dico solo che raramente ho provato un prodotto così, con una fragranza, insomma, con un profumo così realistico di cocco dolce e cremoso, e in più rende le labbra super idratate, morbide e levigate. C'è anche in gamma il lip balm al mojito, che è quello che in realtà avevo scelto, ma era sold out al momento, mannaggia. E comunque trovate in gamma anche i gusti Madeleine, cioccolato e marshmallow, quindi il paradiso per i golosi. Questi lip balm sono ricchi di ingredienti idratanti, emollienti, antiossidanti, e in più vanno a contrastare quindi le aggressioni ambientali ed esercitano un'azione lenitiva e riparatrice. E poi sono contenta anche in questo caso di dirvi che c'è una promo in corso, nel senso che utilizzando il codice LadyGlow sul sito byja.it, sempre per un acquisto di importo superiore a 45 euro, riceverete in omaggio lei, che è la crema mani Moana, quindi crema mani in confezione da 30 ml. Si tratta di una crema idratante e lenitiva, che è incentrata sempre quindi sul tiare come profumazione, che è il profumo più estivo che c'è, ha fatto anche la rima. Comunque questa crema sfrutta l'azione sinergica di olio di cocco, burro di karité, olio di jojoba, gera d'api, burro di cupuaçu, quindi che fanno di questo trattamento un prezioso alleato quindi per le nostre mani, quindi per mani belle e sane. Comunque Baijiu è un brand meraviglioso, io ci ho lasciato veramente il cuore, un brand ricercato e di nicchia, perfetta rappresentazione dell'eleganza, della raffinatezza, della cura dei dettagli tipicamente francese. È un brand sciccosissimo, con prodotti ideali anche da regalare, e i prezzi comunque non sono eccessivi, perché ricordo, insomma, l'olio corpo costa 20,90 euro, il lip balm 11,90 euro, quindi insomma non si tratta assolutamente di prezzi praticamente proibitivi, e vi assicuro che valgono tutto quello che costano, perché sono dei prodotti eccezionali, vi assicuro, con delle profumazioni da perdere la testa. Arriviamo alla fine del nostro video, perché voglio parlarvi di una chicca, di un prodotto che ho scoperto di recente, che ho ricevuto sempre dall'azienda, che si chiama Rosalic crema 3 in 1 anti redness miracle formula, con SPF 50, contenuta quindi in questo tubetto, come vedete, da 30 ml. Si tratta di un prodotto innovativo che sta spopolando, infatti ho letto decine di recensioni positive. È una crema mirata per pelli ipersensibili e tendenti al rossore, quindi un prodotto studiato per pelli soggette a rosacea, cuperose, cheratosi, discromie cutanee. Rosalic, infatti, grazie ai suoi pigmenti microincapsulati, dona un effetto coprente istantaneo, quindi riduce immediatamente i rossori, ma la formula è ricca di attivi come bisabololo, zeolite, provitamina B5, urea, burro di karité, che vanno a ridurre i rossori a lungo termine, e in più ha un SPF 50, quindi per proteggere la pelle dai danni causati dal sole. Ecco perché 3 in 1, perché nasconde quindi i rossori nell'immediato, li riduce a lungo termine e offre protezione solare molto alta. Va utilizzata quotidianamente come ultimo step della skincare routine. Io non l'ho provata semplicemente perché non è un prodotto adatto al mio tipo di pelle. Io ho una pelle tendente praticamente a tutto tranne che
aerossori, ma ho letto che è un prodotto che funziona benissimo come primer perché appunto riduce istantaneamente i rossori, che ha una texture ovviamente verde, perché comunque appunto va a ridurre i rossori, quindi le imperfezioni cromatiche e del colorito, una texture che nonostante sia abbastanza densa è leggera sulla pelle e si assorbe rapidamente, e vi dicevo quindi che è perfetta come primer prima del make up, perché quindi riduce immediatamente i rossori, ma appunto offre questi benefici a lungo termine. E un'altra cosa importante che volevo dire è che è fantastica anche da sola, perché comunque non è necessario andarla a coprire con il fondotinta, si adatta perfettamente al colore della pelle, quindi è ideale anche per chi non è abituato a truccarsi tutti i giorni. Si tratta in più di un prodotto vegano, cruelty free, non comedogenico, dermatologicamente testato, quindi se avete una pelle tendente ai rossori, assolutamente Rosavic è un prodotto che dovete provare. E sul sito in più trovate il Miracle Brush, che è questo pennello vegano fatto a mano, che è veramente spettacolare esteticamente, come vedete ha questo manico marrone satinato, quindi diventa un pennello monocromatico, che ha una forma fantastica, è un pennello piatto con setole dal taglio inclinato di una morbidezza imbarazzante, secondo me un pennello ideale anche per applicare il fondotinta, ma comunque studiato proprio specificatamente, quindi per applicare in modo ottimale la crema Rosavic. Anche qui ho una promo da comunicarvi, infatti sul sito rosavic.it, acquistando quindi la crema con il suo pennello, con il codice Ladyglow riceverete in omaggio la Luxury Makeup Bag, che è questa pochette quindi grigia logata in simil pelle ad effetto graffiato, quindi questo effetto come vedete simil saffiano, raffinata e capiente, con zip che va praticamente da una parte all'altra, quindi che rende super comodo andare a prendere, a prelevare i prodotti contenuti. La pochette dovete inserirla voi fisicamente nel carrello, quindi sul sito, ma vi apparirà come gratuita una volta che inserite appunto nel carrello la crema, il pennello e il codice Ladyglow. Bene, se non state dormendo, insomma, volevo salutarvi ovviamente, vedete il momento di andare a mettere a riposo le mie corde vocali. Io ovviamente ringrazio Euracom, spero di avervi fornito qualche informazione utile. Giù nell'info box, volevo dire, troverete ovviamente tutti i dettagli, insomma tutte le varie promo, codici, link, più ne ha e più ne metta. Io come vi dicevo spero di esservi stata utile, se vi è piaciuto questo video, questo telefilm, insomma lasciatemi un like e anche un commento, mi fa sempre immensamente piacere. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.